Adesso la dottoressa Gianna Palladino. Allora, io vi porto un caso clinico perché la scelta che abbiamo fatto adesso è quello, attraverso una storia clinica e quindi un processo diagnostico che è durato diversi anni e ci ha aiutato a decidere e a rimodulare l'intervento terapeutico, lo sforzo è quello di rendere più operativo e più concreto quello che è stato detto fino adesso. E vi presento la storia di Francesco. Francesco arriva alla nostra consultazione a 3 anni e mezzo per quello che ancora è uno dei motivi principali di richiesta di aiuto dallo specialista, cioè il ritardo del linguaggio. Da subito ci è chiaro che siamo di fronte a un disturbo espressivo con particolare compromissione del versante fonetico e fonologico. Questo è chiarissimo il sintomo che porta il bambino ed è anche molto chiaro in termini clinici che il bambino è un bambino intelligente. Ma quello che ci pone attenzione in queste prime condotte di gioco sono alcuni segni che ci sembrano davvero meritevoli di attenzione e che poi decideranno, ci aiuteranno ad entrare in un percorso diagnostico più approfondito, e sono la presenza di una disregolazione emotiva, l'ipotesi di una difficoltà di integrazione degli stimoli e un gioco simbolico ridotto rispetto però ad un'intelligenza potenziale che noi vediamo nel bambino. Ho fatto una scelta con voi che è stata quella di, adesso lo vedremo, di condividere gli aspetti qualitativi di questo percorso, dando per scontato che ovviamente questo è possibile perché il bambino è stato sottoposto a tutte le batterie neuropsicologiche necessarie, per arrivare però poi a fare delle riflessioni che ci hanno aiutato a capire il bambino e a ricontestualizzarlo e ad aiutarlo in terapia a porre il focus su quelli che erano i suoi bisogni reali. Confortata in questa scelta dagli studi di Edith Kaplan, che ci dice che sempre l'aspetto qualitativo e l'analisi dell'elemento di difficoltà deve accompagnare il calcolo quantitativo al dato. Allora, nella prima valutazione che viene effettuata, vi dico, su varie aree, io per non soffermarmi troppo vorrei che sottolineare alcuni aspetti fondamentali. Ovviamente la competenza linguistica viene approfondita e il bambino presenta questo disturbo espressivo del linguaggio con questa componente fonologica molto severa, tanto che la parola è completamente destrutturata e l'eloquio è inintellegibile, anche in presenza di contesto condiviso, quindi sembra quasi, appare di primo inizio come una gergolalia. E l'altro aspetto che è presente è un'ipospecializzazione delle prassi orali, quella oralità di cui parlava il dottor Trapolino, e quindi ci sembra che questi aspetti siano molto importanti, ma il bambino, pur essendo consapevole delle sue difficoltà, non disinveste il canale verbale, ma lo utilizza per entrare in comunicazione con l'altro. L'organizzazione psicomotoria ci presenta un profilo dello sviluppo sufficientemente armonico. Perché dico sufficientemente? Alle prove in realtà il bambino si attesta nella norma, però la qualità di questo movimento a noi non ci convince, nel senso che l'uso che lui fa del corpo per entrare in relazione con l'oggetto e l'altro nell'ambiente è un uso che è poco armonico, e questo è già un aspetto che tendiamo ad attenzionare nella storia di questo bambino, e poi vedremo perché. L'organizzazione cognitiva viene indagata attraverso il test psicometrico dell'intelligenza non verbale per ovvi motivi, e il bambino ha un QI medio di 93. È intelligente, questa è la sua conferma, anche se è un'intelligenza non verbale che abbiamo indagato, ma qualitativamente quello che è interessante all'analisi del dato è che l'ultima prova il bambino non riesce a svolgerla, perché la sua risposta comportamentale funzionale a una situazione di stress è la disattenzione, la mancata focalizzazione alla richiesta, per cui è necessario costantemente all'interno della situazione di test far ritornare il bambino a rifocalizzare l'attenzione. Per cui decidiamo per un percorso terapeutico. Come è articolato questo percorso? Con una logopedia, perché ovviamente dobbiamo mettere in condizioni il bambino di manipolare
il canale verbale per poter comunicare con l'altro e attraverso un gruppo di sostegno alla comunicazione, perché per tutti gli aspetti che abbiamo detto, mi viene da dirvi che il bambino aveva proprio bisogno di entrare nel ritmo della comunicazione e di rispettare quelli che sono i tempi, i modi e fare esperienza di una reciprocità che a lui in quel momento era in essere ma non utilizzata nel modo corretto. A 5 mesi dalla presa in carico decidiamo di fare un bilancio logopedico, anche forti del fatto che dalla terapia ci parlano di grandi miglioramenti, quindi il bambino torna alla sede di valutazione e cerchiamo di capire a livello logopedico che tipo di progressi ha fatto. Effettivamente i progressi ci sono, li quantizziamo, il bambino migliora. Queste prassi orali rimangono le più complesse, le difficoltà nello schiocco e nella vibrazione e il disordine fonetico-fonologico permane, ma migliora decisamente questo aspetto dell'inintelligibilità. Che cosa significa? Che il lavoro che stiamo facendo, a cui il bambino sta rispondendo in modo adeguato, portano l'eloquio ad essere decodificabile all'interno del contesto condiviso. Il versante recettivo si conferma integro. C'è un aspetto però su cui vorrei porre l'attenzione, e cioè abbiamo detto prima che il bambino non disimpegna il canale verbale, ma adesso che riesce a manipolare meglio lo strumento si struttura una iperloquacità, che significa che anche nel linguaggio il bambino mette in atto quel comportamento di risposta alla sua difficoltà a rimanere in situazioni stressanti anche attraverso l'utilizzo del linguaggio, e quindi usa il linguaggio per deviare l'attenzione dell'altro e per esaudire in modo breve e a volte non funzionale la richiesta, e questo è un altro aspetto che ci sembra di dover attenzionare. Continuiamo la terapia secondo le indicazioni che erano state date all'inizio e a 1 anno dalla presa in carico il bambino effettua di nuovo una valutazione complessa su tutte le aree dello sviluppo. Quello che emerge qui è fondamentale nella sua storia clinica perché ci fa rimodulare il progetto terapeutico per aiutarlo in quelli che stanno emergendo come bisogni che non sono però legati al sintomo manifesto del linguaggio, o almeno non apparentemente. La competenza linguistica continua a migliorare secondo i parametri che vi ho elencato, e nonostante il fatto che stiamo alzando il livello, il coefficiente di difficoltà, il versante recettivo si conferma integro. Ecco, questo è il punto nodale di questo bambino. L'organizzazione psicomotoria si attesta sempre ai limiti della norma e la qualità di questo movimento continua ad essere sempre meno armonico. Quindi, in particolare, il bambino fa proprio fatica a concentrarsi sul suo asse corporeo, e all'analisi qualitativa le prove che esegue con minor competenza sono quelle dell'equilibrio. A questo punto le visite specialistiche, che sono doverosissime, ci confortano e ci dicono che non è presente una difficoltà specifica né un disturbo in questo ambito associato al disturbo del linguaggio, ma noi dobbiamo attenzionarlo perché sta emergendo quest'area di vulnerabilità, come quasi a riflettere sul fatto che, venendo da un disturbo del linguaggio, il bambino è stato stimolato, ha risposto correttamente, quindi quell'area che era deficitaria in realtà sta diventando espressione di un suo potenziale, mentre le altre aree dello sviluppo non riesce ad armonizzarle da solo, e su questo noi dobbiamo porre l'attenzione in terapia. L'organizzazione cognitiva, a questo punto viene effettuato ovviamente il test che prevede anche gli item verbali, ed ha un QI di 106, che è così distribuito: un 118 nel verbale e un 87 nella performance. Quindi ancora abbiamo una conferma che il linguaggio sta diventando, più lui lo manipola, più diventa un aspetto potenziale attraverso il quale il bambino esprime anche il suo potenziale cognitivo, mentre l'organizzazione psicomotoria e le organizzazioni di base sono sempre di più espressione di un'area di vulnerabilità che noi abbiamo il compito di potenziare in un quadro, vi ripeto, di regolazione emotiva non ancora raggiunta come competenza e di livelli di ansia elevati e mal gestiti e di un'affettività immatura ed egocentrica. Decidiamo quindi di rimodulare il percorso terapeutico in questo modo,
facciamo sempre la logopedia e associamo la psicomotricità, ma quali sono gli obiettivi? Perché altrimenti l'intervento terapeutico diventa uguale per tutti. Per questo bambino gli obiettivi della logopedia sono la competenza metafonologica e quella metacognitiva, perché il bambino sta rispondendo, il suo disturbo fonetico e fonologico si sta compensando, quindi è nostro compito dargli gli strumenti per manipolare ancora di più in termini cognitivi e relazionali il linguaggio, tenendo presente che andrà in prima elementare, quindi noi non possiamo non lavorare su queste aree, perché dobbiamo dargli quella capacità poi di fare il passaggio a livelli simbolici più complessi, e quindi il passaggio dal linguaggio verbale a quello letto e scritto. La psicomotricità. Voi sapete che la psicomotricità lavora a diversi livelli e con diverse modalità. Quali sono stati gli obiettivi per questo bambino? La specialista che ha seguito il gruppo terapeutico è anche specializzata, scusate la ripetizione, in danza movimento terapia e ha colto il focus della valutazione di questo bambino, ponendo come obiettivo non la riduzione dell'energia ma la sua modulazione. La dottoressa Vanadia ci parlava nei disturbi della regolazione di un possibile ammortizzare in qualche modo le difficoltà di regolazione. Ecco, qui è stato colto un nodo centrale, cioè il bambino non aveva bisogno di ridurre, era un bambino con un alto potenziale che aveva invece bisogno di essere aiutato a modulare, facendo passare nelle varie aree dello sviluppo questo suo potenziale perché tutto fosse più armonico. E passare da un'esperienza corporea vissuta poteva aiutarlo negli altri livelli rappresentativi. Che cosa succede? Che il bambino porta all'interno del gruppo il tema della disabilità. Abbiamo parlato tantissimo in questi giorni sul fatto che il bambino anche nel percorso diagnostico non deve essere acontestualizzato. Questo bambino ha una mamma eccellente che però per suoi problemi motori gravi non ha potuto essere mediatore, accompagnatore in quelli che sono quei momenti fondamentali in cui il bambino scopre il suo corpo, lo mette in relazione nel movimento all'altro e all'oggetto, ponendo le basi di quella cognizione che poi viene rappresentata a livelli successivi. Il bambino, facendo un'esperienza che parte dal corpo, porta nel gruppo questo tema spontaneamente e quindi passa da un aspetto egocentrico a invece un percorso che lo porta all'empatia, di cui abbiamo parlato stamattina, e l'elaborazione dei vissuti aiuta la regolazione emotiva, ma è anche vero che una migliore competenza nella regolazione emotiva aiuta l'elaborazione dei vissuti. E vi ho portato due disegni che mi scuso, ma quello non si vede molto bene. Bene, questo è il puntatore, sì, ecco, questa parte qui che non si vede bene in realtà è un abbozzo di schema corporeo che il bambino poi cancella, questo è all'inizio, e poi fa quest'altra forma. A un anno dal trattamento compare questo, che secondo me è molto bello per delle ragioni che adesso vi dico, ma lui disegna se stesso con il suo amico e al di là di tutte le valutazioni che si possono fare sull'uso del foglio e la rappresentazione dello schema corporeo, il punto è che qui non è stato fatto un lavoro specifico grafico per l'elaborazione grafica dello schema corporeo, ma il bambino ha potuto fare un'esperienza con il corpo condividendola, aiutato dallo specialista, e questo ha permesso il passaggio ad un livello rappresentativo simbolico diverso. La terza valutazione è stata doverosa perché il bambino passava in prima elementare e venendo da un disturbo del linguaggio di quell'entità non potevamo non andare a valutare gli apprendimenti che si sono innestati nel modo corretto, e l'altro aspetto è che sempre di più il bambino era in grado di manipolare anche le sue funzioni, riuscendo a rifocalizzare, a focalizzare e a mantenere l'attenzione. Il disturbo linguistico è compensato, ma quello su cui voglio, quasi concludendo, soffermarmi è la quarta e ultima valutazione, i cui risultati poi porteranno alla riflessione verso la dimissione terapeutica dopo qualche mese. Questi sono i risultati della WISH. Che cosa ci raccontano questi numeri di questo bambino? Abbiamo un 132 all'indice di comprensione verbale, che è quindi un molto superiore.
diciamo, aver lavorato non soltanto sugli aspetti articolatori, ma sulle strutture più profonde del linguaggio, hanno consentito al bambino di manipolare il linguaggio così tanto da farlo diventare quel formante cognitivo che gli ha permesso poi di esprimere il suo alto potenziale. Il lavoro sulle organizzazioni di base ha portato ugualmente il suo valore, perché il bambino all'indice di ragionamento percettivo ha un 117. Sappiamo tutti che i due test, la WIPSI e la WISH-4, non possono essere messi in correlazione per motivi che conosciamo, ma qualitativamente ci possiamo permettere tranquillamente di dire che siamo partiti da un 87 e, cambiando il test e aumentando il coefficiente di difficoltà, il bambino raggiunge un 117. L'indice di memoria di lavoro e l'indice di velocità di elaborazione sono quelli che sappiamo essere più, diciamo, fragili a quelli che sono i livelli di ansia, alla difficoltà di focalizzare l'attenzione e alla difficoltà nella regolazione e all'adattamento di situazioni di stress. Vedete che il bambino prende comunque dei punteggi che si attestano nel superiore o nel medio superiore. Questo significa che il lavoro che è stato fatto, e ci tengo a dirlo, in sinergia con la famiglia e con la scuola, ha aiutato questo bambino a manipolare il suo potenziale, che era in essere ma non era espresso in modo corretto, determinando delle strategie molto più efficaci in cui lui possa mettere in gioco le sue competenze. In conclusione, siccome lavoriamo con le parole, mi piace attingere significati per aiutarci. Il Tommaseo e il Devoto Oli ci ricordano, come la dottoressa Di Renzo, che il termine processo deriva dal latino processus, nel senso di avanzamento e di progredire. In questa bellissima definizione che danno, io credo che tutti quelli che lavorano con i bambini possono riconoscere qui dentro il processo evolutivo, perché è dinamico, perché è dato da una successione, è dimensionale, perché è dato da un insieme di fatti, di azioni, di fenomeni, ed è creativo, perché è anche generativo di quella che sarà poi la struttura della persona. Il processo diagnostico che si inserisce in un momento così delicato e così ricco di significato non può essere piatto, ovviamente, non può essere statico e non può essere rigido, ma deve essere altrettanto dinamico, altrettanto dimensionale e altrettanto creativo. E su questo concludo. Io penso che uno degli aspetti fondamentali della creatività siano lo stupore del bambino che si scopre anche capace in una situazione difficile come quella di valutazione, perché la situazione di valutazione è complessa, si trova capace di adattarsi e quindi si stupisce, e forse in questo c'è quell'accezione bellissima dell'assessment terapeutico che porta avanti Finn, ma anche lo stupore del clinico, perché altrimenti il nostro lavoro, che noi siamo chiamati a fare, e diciamo sono professioni così importanti che devono svolgere un ruolo così importante, vengono semplicemente ridotte a una ripetizione sempre uguale, di batterie sempre uguale, per bambini che perdono la loro specificità. Vi ringrazio.